Riprende il moto mondiale dopo la pausa estiva, e dunque, quando la Formula 1 si riposa, i prototipi del motociclismo riprendono le ostilità e lo fanno dal circuito di Silverstone, che ha visto protagonista anche la Formula 1 quest'anno in un layout differente rispetto alle gare su quattro ruote, perché ricordiamo che le moto partono dal rettilineo che precede Curva Cops, mentre appunto. Le Formula 1 dall'ertilineo eh, antistante, eh, quello appunto del moto mondiale, in una gara che per quanto riguarda la categoria regina vide ancora una volta il riscatto di Francesco Bagnaia che bissa la vittoria di Hassen e riprende appunto dove aveva cominciato, dunque con una vittoria in questo caso molto importante e meritata, costruita sul passo gara eh, che potrebbe in qualche modo riaprire il campionato del mondo, perché è vero che adesso le forze in campo sono ancora eh, presenti da battere, ovvero quarta la e anche qualche Aprilia. Qui e lì, eh, non che. La Ducati semi privata del team Pramac, ma in questo caso eh, Bagnai è riuscito a batterli necessariamente tutti. Un po' complice la caduta di Sarko che, evidentemente, ha agevolato il piani del piemontese, un po' perché il leader del mondiale, Fabio Quarta Row, ha abdicato e ha fatto una gara in colore. Per eh, una gara che, comunque, appunto, rilancia in qualche modo le ambizioni mondiali di Bagnai in una seconda parte di stagione dove spesso il pilota piemontese ha dimostrato di essere sul pezzo. Abbiamo visto come l'anno scorso eh, c'è stato un tentativo di rimonta proprio su Quarta Row nella seconda metà Dell'anno eh, e il viatico sembra assolutamente quello buono anche in questo. certo è la prima gara dopo la pausa estiva, però i segnali sono ampiamente incoraggianti per un bagnaia che per una volta non ha strafatto, ha fatto una gara di passo, una gara costante, ha avuto la meglio dei suoi diretti avversari, in particolare Alex Rins, che per certi versi era anche uno dei più tosti da superare nonché anche evidentemente di altre marche, vedi per esempio la l'Aprilia di qui sopra, per una gara che appunto eh, fa sorridere tutti i tifosi della rossa, delle motociclette quindi in questo caso la Ducati ufficiale, che di fatto fa doppietta anche se non nel secondo gradino, perché il podio è completato da Jack Miller in terza posizione, che ricordiamo è alle ultime gare con Ducati, infatti l'australiano l'anno prossimo andrà sul KTM ufficiale, in mezzo al palino delle rosse c'è la l'Aprilia, ma non quella di Alexis Poigaro, quella di un re di vivo Maverick Vignales, così come Bagnaia al secondo Poggio consecutivo, Vignales era arrivato terzo ad Assen arriva secondo a Silverstone. Autore peraltro di una gara in rimonta. Frutto che la priglia su questa pista era evidentemente la seconda forza uh, di questo. Circuito Mignale è riuscito di passo a rimontare, a superare i diretti avversari da quarta row che ha occupato posizioni della zona punti, ma di fatto eh, quelle che vanno dalla settima alla decima e poi è andato su eh, prima superando su Suzuki, poi tutto lo sbardavello di Ducati fino alla seconda posizione. È stato però verso di battere Bagnaia per il quale suona per la seconda volta il canto degli italiani, il nostro inno nazionale e di conseguenza sono 131 i punti per il Piemontese che va alla quarta vittoria stagionale. Certo, pesano ancora la marea di zeri Infatti, eh, in eh, Francia e Germania. E Catalogna su tutti, eh, certo, però. Che Bagnaia, quando appunto entra in rush, l'abbiamo visto più volte, è uno dei piloti assolutamente da battere. Vignales, abbiamo detto, secondo podio consecutivo. Eh, lui non è in corsa per il mondiale, però eh, l'Aprilia abbiamo detto, può essere una bega molto pesante da gestire per i leader del mondiale. Quindi, quarta row. E lo stesso Reschi Spargarò, con di squadra di Vignales, ma di ne parleremo più avanti. E terzo, Jack Miller, che comunque, appunto, sta cercando di eh, portare punti. Evidentemente al campionato costruttori, per quanto. Nelle moto c'è un campionato più platonico rispetto a quello piloti. In ogni caso, buona prestazione per Jack Miller, che fa il secondo podio in tre gare, compresa anche la Germania. In un mondiale che non dico è riaperto, però può avere dei motivi di interesse nelle ultime gare del mondiale. Con Silverstone siamo arrivati all'undicesima gara, o meglio, alla dodicesima gara. Sulle eventi previste, e da qui in poi è di fatto rush finale, dove appunto Bagnaia storicamente ha sempre fatto meglio. Quarto invece ha vissuto due gare tra Olanda e Gran Bretagna non propriamente felici. Qui la Yamaha, in generale, ha ancora una volta evidenziato le grandissime difficoltà che ha sempre avuto durante l'anno con tutti gli altri piloti. In questo caso, anche il pilota francese ha dimostrato un passo impotente rispetto alle Ducati e rispetto alla Priglia. E quarto deve di fatto ringraziare Sarko che si è steso, altrimenti la posizione del campione. Niente di categoria sarebbe stata ancora più opaca di questa ottava posizione. Gli va ancora bene che Guantanamo eh, di fatto perde punti da Bagnaia. Ma non so Leicester Spargaro che finisce nono. Va detto che Alessio Spargarò è, diciamo, arrivato a Silverson in condizioni precarie. Ha fatto un incidente molto importante nelle libere. È tornato in pista con di fatto un tallone rotto e con un dolore clamoroso riesce non solo a qualificarsi sesto appunto al termine delle qualificazioni ma addirittura a arrivare nono, segno che comunque in questo momento Spargarò è un pilota in fiducia e anche sopra il dolore riesce comunque a portare dei punti a casa importanti limitando i danni, sfruttando anche un quartaro che è appunto è stato in colore, peraltro lo sprint dell'ottava posizione è arrivato proprio in volata. E quindi poteva anche starci che Sparkeraud addirittura superasse Quarter Row. Comunque, in ogni caso, è un mondiale che, ripeto, vedo secondo me ancora indirizzato verso il francese Quarter Row. Che comunque anche su piste che vedremo in futuro è tendenzialmente favorito. Non la prossima, però, in generale, Quarter Row ha dimostrato di sbagliare molto poco perché, appunto. Lui ha fatto 1-0 e Spargo addirittura non ne ha fatto neanche mezzo. Eh, bagnaia è vero, ha una moto che come pacchetto è decisamente superiore, eh, però comunque è importante adesso fare più punti possibile e continuare a vincere di certo un buon gatto. Attenzione all'Austria, perché sappiamo che la Ducati, soprattutto la Ducati ufficiale, eh, ha sempre fatto benissimo eh, nel circuito del Red Bull Ring. Eh, se la Ducati ha fatto bene a Silverson anche come costruttore, tanto è vero che ci sono addirittura 4 Ducati nelle prime 5 posizioni, eh, attenzione perché in Austria... Austria speriamo si possa invocare il trionfo da me eh, tifoso della Ducati comunque molto contento per la vittoria di Bagnaia che veramente ha dimostrato più una volta di essere quadrato eh, su quello che doveva fare ovvero imprimere il passo migliore di tutti salutare la compagnia e arrivare direttamente alla vittoria e in questo caso fondamentale perché appunto i suoi diretti avversari hanno tutti di fatto perso punti e dunque eh, se Bagnaia imbrocca la via giusta attenzione perché eh, da Misano in poi secondo me potrebbe esserci una Totale riapertura del mondiale, lo vedremo. Intanto, gli altri piazzamenti e appunto per completare il trionfo delle Ducati. Il besti di Rimini. Neabastellini compie un'altra grandissima gara e fa quarto, rimontando dopo una qualificazione disastrosa per lui. Che corre, ricordiamo, con una Ducati iper privata del team Gresini, quinta posizione. È per Jorge Martina completare il trionfo di Ducati. Ripetiamo: 4 nei primi 5. L'unica intervallata appunto tra i Ducati è la prima di Vignale, che comunque è di fatto la seconda moto in pista. È evidente come questa gara di Silverstone abbia dimostrato che le case italiane, in questo caso nel motociclismo dei prototipi, sono le migliori perché appunto hanno piazzato i piazzamenti che avevamo detto prima. Ma in qualificazione appunto c'era anche Sporgerò VI. Eh, quindi attenzione che comunque eh, è importante sottolineare questo fatto. E, eh, constatare anche che Yamaha e Honda da quando è andato via Marques eh, per infortunio sono di fatto after the music gli altri piazzamenti li vediamo Yama per addirittura da KTM perché Miguel Oliveira fa un'ottima sesta posizione buonissima gara del portoghese che appunto dimostra di avere un passo superiore anche a quel quarter row che ha fatto veramente fatica Alex Rins invece fa il giro verso della gara ma finisce soltanto settimo nella gara di Silverstone aveva detto che Rins appunto per larghi tratti della gara era anche addirittura nelle prime posizioni poi appunto ha dovuto fare la gara del Gamble e ha dovuto Predicare per una Suzuki che comunque l'abbiamo vista in palla. Peccato, ricordiamo che la casa giapponese si ritirerà al termine di questa stagione dalle corse. Di quarto errore, spero che abbiamo detto eh, ottavo e nono. Top ten invece per Marco Bezzecchi, che appunto non ripete l'exploit di Hassen. Torna un attimo nelle posizioni che l'abbiamo visto più protagonista. Comunque, buona gara anche per la Ducati privata del team. VR46 per eh, colui che sta già battendo e anche nettamente il suo compagno di squadra eh, Luca Marini. Comunque è un buongiorno per ricordare che eh, è una Ducati molto importante, una Ducati presente. Eh, attenzione perché appunto in Austria non dico si potrebbe invocare la tripletta delle Ducati perché comunque sappiamo che Leandro del Bull Ring è molto frena accelera. E adocati spesso in questo fondamentale è la miglior moto in pista. Vedremo se con un Sparga di fatto recuperato dalla riforma al tallone e un quarto Row che dovrà evidentemente limitare i danni, si possa ancora riaprire il mondiale. Per quanto riguarda invece gli altri piazzamenti. Citiamo gli altri italiani a punti, abbiamo detto Luca Marini, dodicesimo, battuto dalla sua compagna di squadra, Franco Morbidelli fa punti, quindicesimo Morbidelli che evidenzia ancora una volta i problemi della Yamaha in generale, ha detto che la differenza in questo caso di passo gara tra l'italiano e il francese quarto non era così abissale come gli altri Gran premi, va detto però che, ripeto, la eh, costante è una Yamaha in difficoltà eh, e... Ed è Quarterò, secondo me, che guida sopra i problemi della casa dei tre Apason. E lo vediamo anche come al solito negli altri piazzamenti. Vedi appunto i vari binder, vedi i vari eh, Dovizioso. Di Dovizioso, peraltro, parliamo perché abbiamo detto eh, più volte che è una stagione in colore per il pilota forlivese. Se ne è reso conto, anche lui evidentemente non aveva senso continuare a questi ritmi. Peraltro, Dovizioso ha finito sedicesimo questa gara. Eh, Dovizioso, che appunto ha annunciato il ritiro dalle competizioni non al termine della stagione, ma addirittura eh, dopo il Gran Premio di Mison Adriatico. Letteramente. Gara di casa del pilota Forlivese che lascia in modo incolore eh, questa MotoGP. Ed è un peccato perché sapete come io sia stato e sia tuttora un simpatizzante di Andrea Dovizioso. In Ducati io me lo sono goduto fino all'ultima gara e ho anche detto più volte che ero contrario al eh, non rinnovo del pilota forlivese che comunque ha portato la Ducati ad altissimi livelli dopo anni di oblio, eh, vedere comunque un pilota che ripeto non brillerà per talento pur in pista ma per meticolosità e professionalità assolutamente sì anche di costanza, eh, vederlo chiudere sempre le posizioni di rincalzo con una moto che non ha senso di esistere come la Yamaha del team RNF mi fa veramente dispiacere è un ritiro che condivido evidentemente a posteriori probabilmente non ha neanche senso continuare eh, in questa stagione MotoGP 2022 dopo appunto un anno di fermo e tutto il casino che si è con Ducati uh, è un po' un ritiro che mi ricorda in piccolo quello che fece Marco Melandri in Superbike dopo anni di Ducati. Ultimo anno nella Yamaha GRT con prestazioni altalenanti, anche più verso il basso che più verso l'alto. Uh, fatto sta che alla fine entrambi i piloti si sono dovuti ritirare e vedremo quale sarà poi il futuro di Dovizioso che ovviamente non si ritira dalle corse in sé, si ritira dalla MotoGP, Dovizioso ha già avuto opinioni e ehm, o meglio gare eh, in altre categorie, io l'ho visto dal vivo nel DTM nel 2019 quindi non è escludere che magari possa capitare un futuro a quattro ruote, un po' come è capitato adesso per Valenzio Rossi che corre nel GT World Championship ma anche come Jorge Lorenzo che corre nella Porsche Super Cup o Dani Pedroso, che corre nel trofeo Lamborghini Italiano, insomma le strade delle corse sono infinite eh, appunto quindi saluteremo Dovizioso a Misano, ripeto è un ritiro che condivido senza se e senza ma. Gli altri italiani abbiamo invece, appunto, citati. Ultimo da elencare, è Fabio di Gian Antonio, che, appunto purtroppo è arrivato. 22esimo, eh, Non è proprio una prestazione interessante. Quella di Gian Antonio, che appunto eh, non si è mai trovato. A differenza di Bastelini, che invece ha fatto una grande gara. Bastellini che secondo me si merita il rider del giorno, ok. Che sono di parte, ok? Che io simpatizzo. La Ducati in generale e alcuni piloti di tifo più che mai. Vedi, per esempio: il best Però Bastellini ha di fatto riscattato due gare disastrose, quelle di Sachsenring Ring e quelle di Assen. Eh, Bastellini fa una rimonta Morosa riesce ad arrivare evidentemente in una quarta posizione, a guadagnare addirittura punti su Quartararo e Desparghero al netto che Bassellini non è in lotta per il mondiale nonostante abbia vinto tre gare, eh, però è una gara che dà l'idea di essere presente. Sappiamo che Bastianini e Martin si giocano il posto per la Ducati del prossimo anno. In questo momento Bastianini sta surclassando Martin in classifica. Vedremo come si svilupperà il mercato dei Ducati ufficiali l'anno prossimo. Se premiare il talento purissimo di Jorge Martin che però deve ancora esplodere o la costanza di rendimento di Elena Bastianini che comunque ha già dimostrato del rendimento importante. Eh, il punto e sarebbe interessante vederlo secondo me anche in coppia con Francesco Basterini. L'anno prossimo, mia opinione personale. Comunque vedremo se inducati saranno d'accordo rispetto alle opinioni di uno scemo che sta parlando davanti a una telecamera. Passiamo adesso alle categorie proprie deutiche. Perché in Gran Bretagna hanno corso Moto 2 e Moto 3 e partiamo dai risultati della Moto 2 per una volta aiutandoci con il sito della MotoGP direttamente perché vince Augusto Fernandez Guerra su Red Bull KTM aio tappe maglia per il pilota spagnolo che eh, vince una gara di Silverstone spettacolare al termine di una lotta intestina con Alonso Lopez del team Speed Up con una Bosco Oscuro che ripeto a momenti centrava la grandiosa vittoria con Alonso Lopez che è un rookie arrivato in corsa in situazione di Romano Penati licenziato dal team Veneto alla fine vince Augusto Fernandez Guerra per 70 millesimi ed è addirittura la terza vittoria consecutiva in Moto2 per il pilota con la carena numero 37, dunque leadership incontrastata per un mondiale che fino a questo momento eh, era evidentemente lottato a tre con Ayogura e Celestino Dietti, Ayogura che finisce quarto e Celestino Vietti che finisce sesto peraltro rimontano dopo un long lap penalty dovuto a un'infrazione dovuta nelle prove libere. Alonso Lopez invece fa secondo, primo podio in carriera in Moto2 e arriva invece l'ennesimo podio in carriera per Jake Dixon che non ha mai vinto in carriera, ma fa comunque il podio davanti ai propri tifosi, dunque eh, molto importante il piazzamento terzo per britannico, per una classifica che adesso recita in questo modo, Augusto Fernandez è primo a 171 punti, Ayogura è secondo a 158, appena dietro, cioè Celestino Vietti a 156. È un margine che, ripeto, non è completo, è comunque una prima classifica leadership decisa importante nel modello Moto2 che ha sempre visto in realtà Vietti primo fino a questa gara, Augusto Fernandez la volta scorsa ha agganciato Vietti in testa al mondiale e adesso appunto è primo solitario al netto che appunto è un margine talmente piccolo e gare come la MotoGP e la Moto3 sono nuove ancora da fare. Quindi attenzione perché il Mondiale Moto 3, eh, scusatemi, Moto 2 è molto intenso e può regalare tante emozioni da qui fino all'ultima gara di Valencia con questi tre che si la giocheranno e attenzione a non escludere anche Aaron Canet che oggi ha fatto una gara comunque lottata per il podio anche se Canet è quello dei quattro più staccato, evidentemente più un triello tra Fernandez, Ogura e Vietti. Il Mondiale Moto 2 eh, è interessante così come è interessante anche il Mondiale Moto 3 che di fatto non dico se è riaperto ma comunque come il Mondiale Moto 3. GP può eh, dare comunque un ritorno per uno dei tre contender perché si stendono Sergio Garcia e Isan Guevara in una gara al cardio palma del solito macello della Moto 3. Tutto a favore di Dennis Foggia, il nostro pilota italiano più competitivo del Team Leopard, vince e dunque fa risuonare il canto degli italiani per la seconda volta dopo la vittoria dell'Indonesia. Eh, Foggia, ripeto, massimizza la doppia caduta di Garcia e Isan Guevara con parte del team Gas Gas Spar e alla fine sarà 140 punti contro i 182 di Sergio Garcia, dunque meno 42 rispetto al numero 11 e meno 39 rispetto al numero 28, Isan Guevara che eh, doveva soltanto arrivare al traguardo perché Garcia è caduto prima di lui, ma appunto anche lì un errore in un ingresso curva nel giro successivo alla quota di Garcia condanna Guevara a uno 0 pesantissimo, peraltro secondo zero sia per Garcia sia per Guevara, mentre Foggia ne ha addirittura 3, però comunque Foggia massimizza e con questa mette punti importanti così come da un certo punto di vista massimizza anche Rome Masiak che sarebbe il quarto contender potenziale al titolo del mondo Moto3 e fa secondo dietro a Dennis Foggia va detto che la gara della Moto3 come al solito, si dà allo sprint perché di fatto i primi eh, 10-11 erano nel giro di un secondo terzo è Dennis Onku che fa il primo polio della stagione Dennis Onku è il fratello gemello di Gian che corre in Super Sport per una volta Onku fa una gara eh, di un certo livello non stendendosi Buttando via uh, delle gare che potevano essere già vinte, non uh, di fatto. Dimostrando un passo inferiore, questa volta gara di testa, letteralmente, e eh, anche bravo ad approfittare degli eh, svarioni e delle cadute dei suoi diretti avversari. Sono 114 punti per il turco, primo podio appunto della stagione. Soltanto eh, altri italiani a punti non ne abbiamo. Abbiamo soltanto Andrea Migno che finisce eh, nono, abbiamo Riccardo Rossi che finisce quattordicesimo Tutti gli altri, after the music, ma è come eh, dire che di fatto non sono competitivi per il mondiale, è in dubbio come Dennis Foggia, se il Team Leopard sia. L'unico italiano per il quale si potrebbe puntare a una rincorsa titolo del mondo, al netto che in questo mondiale, abbiamo visto come il team Aspar abbia dimostrato di essere di una caratura superiore, comunque molto felice per la vittoria di Foggia, per un mondiale a Moto 3 che sembrava indirizzato a un duello, se eh, ancora una volta Foggia dimostra di fare una gara ancora una volta di testa, e di eh, saper vincere le volate che contano, allora il mondiale è riaperto nelle ultime gare. Altrimenti sarà un duello Garcia Garemo comunque a vedere cosa ci riserverà. La gara dell'Austria, che si correrà ricordo sul Red Bull ring tra due settimane dunque il weekend del 20 e 21 agosto dove ci saranno MotoGP Moto2, Moto2 Moto3 e MotoE questa è intanto è la classifica della MotoGP con la seconda vittoria consecutiva di Bagnaia che di fatto eh, ritorna in corsa per candidarsi a un titolo del mondo possibile anche se il distacco è molto più ampio di altre classifiche che abbiamo già visto però chi lo sa cosa ci potrà regalare il futuro fatemi sapere cosa ne pensate di questo Racing Podcast della vittoria della Ducati, di Bagnaia, delle altre categorie in generale, appuntamento appunto tra due settimane per quanto riguarda il Racing Podcast con la gara di MotoGP Gran Premio d'Austria, e saluto da parte di Matthew Torgard. ci vediamo al prossimo video.